a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Ho una nuova macchina fotografica, il che significa che adesso mi posso guardare mentre registro, posso decidere l'inquadratura, la macchina fotografia è storta. Spero che l'effettivo miglioramento di qualità si possa notare e finalmente riesco a fare questo Ask, Q&A, come lo vogliamo chiamare. Infatti tipo a inizio marzo, quindi ormai 2 mesi fa, avevo postato una foto su Instagram, mi trovate lì come Passione Retorica, in cui vi chiedevo di farvi domande. Poi qualche giorno fa ho messo una foto nelle stories in cui vi chiedevo di farmene altre, appunto perché si fosse perso l'annuncio. E quindi mi avete risposto in tantissimi, io vi ringrazio veramente tanto perché così posso rispondere alle vostre domande. L'anno scorso ne ho fatti 2, questo è il primo dell'anno, direi che come media ci sta. Prima di iniziare, qualche importante premessa: se i miei video vi piacciono, io vi invito caldamente a lasciare un mi piace, un commento. Se volete, potete iscrivervi al canale e attivare le notifiche con la campanellina. Giù in basso trovate tutti i miei social, link di affiliazione ad Amazon. Se utilizzate quei link, io ricevo delle piccole commissioni che mi aiutano a portare nuovi libri sul canale. Infatti, accumulandoli posso acquistare dei libri. C'è il link a Ko-fi, insomma, un sacco di cose. Ma iniziamo subito con le domande perché sono veramente, veramente tantissime. Tra l'altro mi avete fatto praticamente tutti e 2 domande a testa, quindi fantastico. Io vi leggo le domande, ma penso ve le lascerò anche qua sopra in sovraimpressione, si dice così. Le prime sono quelle di Elvisca, cioè Elvira, che saluto tantissimo, e mi chiede: se dovessi fare un ultimo pasto, cosa mangeresti? Credo di non avere molti dubbi perché il mio piatto preferito è la pasta alla carbonara, quindi quella. Ti piace scrivere anche prosa o solo poesia? No, io, cioè, a me piace potenzialmente scrivere in entrambi i modi. Mi viene più semplice la poesia perché è un metodo immediato e più, tra virgolette, semplice per me, perché si adatta meglio alle mie tempistiche e ai miei modi di scrivere. Vorrei tanto scrivere anche qualcosa in prosa. Sto studiacchiando cose di corsi di scrittura creativa, perché sono una perfezionista del cavolo e quindi preferisco avere prima la teoria e poi scrivere. Vorrei tanto scrivere cosine, ho delle idee in mente, ma continuo a procrastinare. Marika di Mary's Reading mi chiede: io ne ho 2 che non c'entrano nulla l'una con l'altra, va benissimo. Ci leggeresti una tua poesia, quella di cui sei più orgogliosa o che rappresenta il tuo stato d'animo in questo periodo? Ok, devo recuperare il quadernetto. E ne leggo una brevissimissima, non così tanto recente, che però mi piace, giusto per non ammorbarvi con una un po' troppo lunga, e questa è del 29 settembre dell'anno scorso. Se quando parlo di te gli occhi mi brillano, come quando parlo di libri, poesie e parole, forse non sarai arte, o mio uomo mortale, ma certo è che del mio amore per te vale la pena scrivere. Non trovo il telefono! Trovato! Ok, la seconda domanda di Mary è: sei il regista di Star Wars Episodio 9, come faresti finire la trilogia? A me piacciono i finali catastrofici, pieni di oscurità, eccetera. Però in realtà, dato che il secondo episodio mi ha lasciato un po' interdetta, il secondo episodio della trilogia, cioè non ho ancora deciso se mi è piaciuto o meno, stasera me lo riguardo. Cioè, mi è piaciuto sì, ma ci sono alcune cose che non mi convincono. Cioè, fosse per me, nel terzo film eliminerei la distinzione Sith e Jedi e creerei uno spazio intermedio in cui è difficile scindere il bene dal male, così che Rey e Kylo Ren possano trovare un compromesso e magari ristabilire l'ordine in una maniera nuova, innovativa, cioè diversa dalla solita distinzione bene e male che ci ha anche un po' rotto le scatole. Infatti quello che mi sta piacendo della trilogia è proprio il fatto che i confini sono sempre più labili, proprio perché si sta eliminando ancora di più rispetto alla primissima vecchia trilogia la precisione dei 2 diversi ordini, e quindi farei così. E poi, boh, magari muoiono tutti. Poi lei, la marmottina che saluto, mi chiede: allora, eccoti un paio di domande. Se potessi vivere all'interno di un libro, quale sarebbe? Boh. Ok, io in questo caso punterei su un fantasy perché la narrativa, nonostante sia la mia preferita, cioè è più noiosa, è più simile alla vita quotidiana, quindi andando a scegliere di vivere in un mondo diverso, appunto sceglierei un fantasy. Quale? Non saprei. Così a distinto direi Harry Potter, ma un po' troppo banale. Un mondo molto interessante è quello di Philip Pullman, nella saga di Queste Oscure Materie, anche perché il concetto di Daemon è molto affascinante e l'intero universo è costruito molto bene, quindi direi quello. L'altra domanda è: se esistessero i draghi, saresti loro amica o li comanderesti?
Allora, io non apprezzo particolarmente la descrizione dei draghi come creature non particolarmente sveglie o senzienti. Cioè, per me il drago è quella figura saggia e antica, forse anche superiore rispetto all'essere umano. Quindi io sicuramente non li comanderei, sarei magari al loro pari, cercherei di conoscere queste creature fantastiche. Poi, andando avanti, Jessica Sanguettoli, spero di aver detto bene il tuo cognome, perdonami nel caso, mi dice, cioè mi chiede: credi che uno scrittore sarà sempre soddisfatto al 99% del proprio lavoro? O secondo te col tempo la mania della perfezione passa? Devo dire che da esperienza personale, secondo me, comunque quella piccola percentuale di soddisfazione rimane. Perché al momento puoi essere soddisfatto, magari non essere del tutto sicuro, riguardarla a posteriori, ovviamente non troppo tempo dopo, e dire ok, va bene, mi piace, l'ho creato bene. Però col passare degli anni rileggi quello che hai scritto e vedi in quelle parole una persona completamente diversa. Ed essendo cambiato, si spera in meglio, vedi i lati negativi, le imperfezioni di quella persona che eri e di quello che la persona che eri scriveva. Non so se mi sono spiegata bene, e quindi secondo me un po' di insoddisfazione di base permane. Non si può essere al 100% soddisfatti di un proprio lavoro, anche perché non si lascia, no, se no non si lascia spazio a un po' di sana autocritica. La seconda domanda è: ti piacerebbe scrivere un romanzo? Se sì, di che genere e quanto di te vorresti mettere nella storia? Come dicevo prima, sì, mi piacerebbe scrivere un romanzo, lo dicevo già in un vecchio Q&A, mi pare, ho un cantiere, l'idea per un romanzo fantasy, che mi piace molto come idea, ma è il genere il problema in questo momento, cioè io lo vorrei tanto scrivere, però in questo momento non sento vicino a me il genere fantasy, però ci tengo tanto a scrivere quella storia perché, boh, secondo me ci può stare, però ho in mente in realtà anche un'altra idea, che avrebbe molto di autobiografico di vicino a me. Quindi non so se effettivamente finirò mai per scriverla e nel caso dovesse succedere non lo direi così esplicitamente che si tratta di qualcosa di molto simile alla mia persona, di vicino a me. Carlitos Way Paperman, che saluto tantissimissimo, mi domanda: 1. Come affronti un fallimento? Reagisci d'impeto o lo pianifichi? Per quanto mi riguarda, c'è sempre una fase di durata variabile di autocommiserazione, però non sono quel tipo di persona che si demoralizza, si butta giù e poi non muove più un dito. Anzi, una volta affrontato il fallimento, cioè lo faccio analizzando che cosa ho sbagliato, in che modo posso migliorarmi, come poi superarlo. Quindi diciamo che sono una pianificatrice, non mi piace poi vedere un fallimento e riprovarci così in maniera burrascosa senza aver programmato cosa fare. Quindi preferisco organizzarmi, vedere i lati positivi, i lati negativi e poi affrontarlo di conseguenza. La seconda domanda è: come superi il blocco dello scrittore? Posso rispondere a metà perché per quanto riguarda la poesia, da che ho iniziato a scrivere non ho mai smesso. Non si tratta di qualcosa che dico ok, adesso scrivo una poesia, ma mi arriva quella piccola idea, allora inizio a comporre e può succedere una volta al mese come 5, quindi è molto variabile. Per quanto riguarda invece la scrittura in prosa, fatico a scrivere in prosa da un bel po' di tempo, nonostante mi piaccia particolarmente, devo sbloccarmi e non ho ancora capito come fare, quindi boh, ne riparleremo. Luca di Baionette, tra l'altro vi invito a visitare il suo canale YouTube che fa un sacco di video di scrittura creativa bellissimi e interessantissimi. Mi chiede: sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia, all'improvviso guardi in terra e vedi una testuggine. Arranca verso di te, allunghi la mano e rovesci la testuggine sul dorso. La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe cercando di rigirarsi, ma non può, non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti. Perché non l'aiuti, Giorgia? Vediamo se sei un replicante del primo Blade Runner. Se leggendola nel video sei sempre più a disagio che prendi a pugno la videocamera, lo sei. Allora, perché non l'aiuti? Potrei non aiutarla perché sono di fretta, devo raggiungere una parte del deserto in cui troverò riparo, troverò un'oasi e sto morendo di sete, questa è l'unica spiegazione. Però, cioè, in realtà per risollevare una testuggine non penso ci voglia questo grande sforzo o grande perdita di tempo. Oppure non l'aiuto perché non l'ho vista, però non penso di essere così insensibile da non aiutarla. Proseguiamo. Denji, adesso non so se si pronunci così, perdonatevi per le pronunce oscene. Ciao Giorgia, ecco le mie domande. Se potessi far incontrare due personaggi di due libri differenti, quali sarebbero e perché? Allora, in questi giorni sto leggendo Fidanzati dell'inverno, il nuovo libro edito edizioni EO, di cui stanno parlando tutti. E dato che c'è l'ispirazione anche da Pullman che viene citato nella quarta di copertina, mi piacerebbe vedere, far incontrare la protagonista Ofelia
con l'Aira di questo Oscure Materie, perché hanno due caratteri agli antipodi e mi piacerebbe veramente vedere che cosa ne esce fuori. Poi, hai mai ricevuto una delusione universitaria, accettato un voto non molto alto perché non ti piaceva quella materia? Allora, diciamo che mi vergogno un po' di parlare dei miei voti dell'università, non mi va di fare la menosa o altre cose, comunque mi è capitato solo una volta di rifiutare un voto, non ho mai accettato un voto che non mi andasse bene, per il momento non ho ancora finito la mia carriera universitaria, quindi potrebbe benissimo succedere per un esame particolarmente ostico, però no, per il momento non è successo. Sempre legato all'università, Itzemmola mi chiede: come ti trovi all'università? La trovi una buona alternativa a lettere per chi vuole unire l'amore per le materie umanistiche a tematiche più attuali? Innanzitutto ringrazio la ragazza per queste domande che mi aveva già fatto in realtà in parte sotto un video di YouTube. Farò prossimamente, penso per la fine dell'anno scolastico, un video proprio sulla mia esperienza universitaria finora, proprio perché magari posso dare dei consigli utili per chi è interessato a questa facoltà che frequento, che è comunicazione e società, mi è caduto il telefono alla Statale di Milano, magari può interessare a delle persone e quindi magari anche parlarvi della mia esperienza. Ma intanto rispondo brevemente a queste domande. Allora, io all'università mi trovo molto molto bene, sono felice della scelta che ho fatto perché è esattamente quello che volevo studiare e sono contentissima. Io ho fatto un liceo classico e sono partita iniziando le scuole superiori con l'intenzione di non fare assolutamente lettere, perché sapevo che non sarebbe stata la mia strada, che non era quello che volevo fare, e a maggior ragione dopo 5 anni di liceo classico sapevo che non era la mia strada, in primis perché io non sono particolarmente portata per il latino o per il greco, ma amo tantissimo la letteratura. Infatti compensavo i voti disastrosi delle traduzioni con i voti della letteratura latina e greca. Ho vissuto molto male l'esperienza del liceo, magari poi ne riparlerò, quindi volevo cambiare il mio percorso di studi, ma in maniera non del tutto radicale, perché comunque le materie umanistiche sono quello che più mi interessa. E questo corso che io faccio, che si chiama appunto Comunicazione e Società, non è un scienze della comunicazione puro, ma ho altre materie molto più attuali e anche un po' tecniche, come per esempio economia, diritto, marketing, per citarne alcune, informatica, che sono molto utili, coniugate alle materie tipo sociologia, storia contemporanea, media digitali, insomma tante materie di questo tipo secondo me forniscono un connubio perfetto per le mie esigenze, perché io sono sì interessata alle questioni umanistiche, ma volevo sapere anche qualcosa di più sul mondo, come funziona, e queste materie mi hanno fornito delle nozioni fondamentali per la persona che sono adesso e per le mie conoscenze, quindi io sono veramente veramente tanto grata a questa università, che certo ha le sue pecche, ma per il momento mi ha dato molte soddisfazioni. Poi invece consigli o manuali utili per prepararsi al test d'ingresso: io semplicemente ho acquistato un generico alfa test per scienze della comunicazione, l'ho fatto abbastanza durante l'estate, considerate che i test d'ingresso non sono particolarmente ostici, certo c'è il numero programmato, vi assicuro che entrate anche con lo scorrimento della graduatoria, dovreste essere aiutati. Ho semplicemente analizzato i modi in cui venivano fornite le domande, per esempio di logica, ho ripassato un po' di cultura generale, che non fa mai male, però insomma la preparazione sarà comunque sommaria, non è che potete studiarvi a memoria l'intero alfa test. State sereni, se dovete tentare qualsiasi test d'ingresso all'università, certo se si tratta di una facoltà tipo medicina, ok, bisogna prenderla un po' più con le pinze, però per una facoltà un po' più generica, non richiede competenze così tanto specifiche, potete stare veramente tranquilli. Poi Oniserion, o Oniserion, non lo so, scusami Alessandro, mi dice, parlando di Eco, lui sostiene che Il nome della rosa sia il suo romanzo meno riuscito, lo disse in un'intervista. Tu cosa ne pensi? Hai letto qualche suo saggio? Allora, io ho letto solamente Il nome della rosa, ma sapevo che Eco aveva sostenuto questa cosa rispetto a questo suo romanzo. Io l'ho trovato molto molto bello, ma anche molto artificioso, molto retorico in alcuni passaggi, cioè si vede che è un esercizio di stile, però purtroppo non avendo letto altro
euro di suo, non posso fare un paragone più preciso. Secondo me è bello, è un bel romanzo, però se si percepisce che c'era più una sua intenzione al gioco stilistico, a fare un esercizio di stile, insomma. Quindi quando avrò letto altro di suo potrò dire di più in merito. Abbiamo una special guest perché Daniela Ciaramella mi ha fatto una marea di domande, come nei peggio video ask di Matteo Fumagalli. Allora, ne ha fatte tantissime, io spero di riuscire a leggerle tutte senza fare un video lunghissimo. Tra l'altro Daniela, nel caso non lo sapeste, ha anche lei un canale BookTube. È una ragazza dolcissima, io ho avuto l'occasione di incontrarla nella stazione di Napoli Centrale mentre tornavo dal Capodanno, e se vi va vi invito a dare un'occhiata al suo canale, se mi ricordo lo lascio qua sotto. Prima domanda: qual è il primo saggio che hai letto, quello che ti ha aperto le porte del mondo della saggistica? Non credo di ricordarmelo con precisione. Probabilmente, cioè, io considererei anche saggi dei testi universitari, perché magari vengono utilizzati come modelli per determinate discipline. Al momento, di quelli recenti che ho letto, che mi hanno fatto venire tanta tanta voglia di leggere dei saggi, mi viene in mente La scoperta dell'America di Todorov, perché di saggi ne ho letti veramente veramente pochini. Comunque quello è stato il saggio Illuminazione, perché non aspettavo che mi piacesse così tanto, e quindi ho avuto subito dopo voglia di leggere altri saggi. E il primo libro di poesie, valgono anche raccolte per bambini. Non mi ricordo, penso di aver iniziato a leggere poesie, beh, alle elementari, come si fa alle scuole, però il primo libro letto interamente non me lo ricordo. Credo di aver letto il libro di poesie di Prévert alle medie, che mi ero presa in biblioteca, infatti non ce l'ho qui tra i miei testi di poesie, anche se ho un libro di Prévert che devo ancora leggere, e credo sia stato lui. I tuoi primi autori e poeti fra quelli studiati a scuola e i filosofi? Allora, autori e poeti preferiti sin da subito a scuola mi vengono in mente, diciamo, quelli delle superiori, e infatti grazie alla scuola ho amato tantissimo Pirandello e Svevo. Per quanto riguarda la poesia, assolutamente Montale, Ungaretti, Leopardi è la base di tutto, e anche Saba. I filosofi che preferisco sono assolutamente Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, e al momento non me ne vengono in mente altri, comunque quelli del terzo e ultimo anno di filosofia, perché gli altri non è che mi piacessero più di tanto. Anche Platone in realtà era interessante. Ah beh, ma anche Marx non mi è dispiaciuto. Qual è la disciplina umanistica che più ti affascina oltre alla letteratura? La sociologia. La sociologia, che ho imparato ad apprezzare, ad amare, grazie ai miei studi. È veramente una materia interessantissima, un po' denigrata, ma che invece secondo me è molto molto importante. Ci sono dei libri che hai perennemente sul comodino, fissi, che ogni tanto sfogli? No, non mi capita mai. Qualche sport che ti piacerebbe riprendere o iniziare? Io ho fatto tantissimi sport nella mia vita, al momento faccio crossfit. Prima di fare crossfit ho fatto per 4 anni kickboxing. In realtà a settembre mi piacerebbe tanto riprendere, perché so che è lo sport della mia vita. Quanti anni avevi quando hai scritto la prima poesia e la prima prosa? La prima prosa sicuramente è venuta prima della prima poesia, perché si tratta di qualche testo anche composto per le scuole elementari, quindi scuole elementari non ricordo con precisione, qualche mini racconto ne scrivo veramente tanti. E invece la prima poesia, mi ricordo che ho una poesia che si chiama appunto La mia prima poesia, anche se credo di aver composto qualche piccola poesia in rima similfilastrocca alle elementari, ma penso prima, seconda elementare, giù di lì, sempre in quel periodo, sia prosa che poesia. In che genere di prosa scrivi di solito? In che genere vorresti cimentarti? Io mi sono resa conto di scrivere una prosa fin troppo ampollosa, che magari risulta faticosa da leggere, quindi sto cercando un po' di eliminare tutto quel retaggio da classicista del cavolo che scrive le supercazzole. E mi piacerebbe proprio scrivere qualcosa di narrativa, uscendo un po' dal genere fantasy, che invece è stata la mia comfort zone. Queste sono tutte domande di Daniela, ricordatevelo bene. Cantanti che ti hanno accompagnato durante l'adolescenza, li segui ancora o sono solo un ricordo? E i cantanti preferiti di adesso? Allora, alle medie ero patitissima di Alessandro Amoroso e dei Sonora, cioè l'amore, ragazzi, l'amore. No, non li seguo più comunque. Ogni tanto mi ascolto qualche canzone perché la nostalgia mi colpisce
potente nel cuoricino. Al momento ascolto un genere completamente diverso, cioè ascolto pop rock metal mischiato un po' a caso, un po' di rap, cioè ascolto veramente di tutto, ma devo dire che le mie band preferite sono gli Skillet, i Nickelback, come artisti singoli, da fan che ero dei One Direction adoro Harry Styles, Ed Sheeran. Quando si parla di artisti singoli scivolo molto nel pop, invece per i gruppi adoro rock metal. Quale letteratura straniera ti affascina di più, sia tra quelle a cui ti sei già approcciata, sia tra quelle che vorresti iniziare a leggere? Al momento mi affascina tantissimo la letteratura angloamericana, che è quella che sto cercando di affrontare, di approfondire di più, ma mi interessa tantissimissimo quella francese e quella giapponese. Il Giappone mi è sempre affascinato come cultura in generale, e quindi voglio anche approfondirlo sul versante della letteratura. Quella francese invece ha tra le sue file dei testi veramente importanti nella storia della letteratura europea, e quindi anche quello merita di essere approfondita. Quante lingue conosci e quali vorresti imparare? Parlo in maniera abbastanza fluente l'inglese, sbiascico qualcosa in francese come retaggio delle medie, per il resto basta. Mi piacerebbe imparare il tedesco però, e non mi piace lo spagnolo. Rifaresti il classico? Se no, quale liceo faresti? Sì, io rifarei il classico come liceo, ma sono spuntati un sacco di licei tecnici, di istituti tecnici, che si occupano di media e di comunicazione, e quelli secondo me sono interessantissimi. Magari se dovessi approcciarmi alle scuole superiori in questo periodo, potrei anche considerare quel versante. Però nonostante la difficoltà e tutte le brutte cose che mi sono successe durante i 5 anni di classico, sì, lo rifarei. Ti piace il tuo nome o ne preferiresti un altro? Il mio nome mi piace. C'è stato il classico periodo di rifiuto del mio nome, anche quando ho scoperto che viene da Georgios, che significa contadino, lavoratore della terra. Cavolo, ma non poteva avere un'etimologia greca un po' più carina? No, però il mio nome mi piace molto, anche se devo dire che, avendo saputo le alternative che mia mamma aveva pensato, mi sarebbero piaciute di più quelle. Cioè, aveva pensato a Bianca, che sarebbe stato perfetto per la mia persona pallida come sono, o anche Atena mi sarebbe piaciuto da morire, io chiamerei mia figlia Bianca o Atena, e poi aveva buttato lì anche un selvaggio, ecco, selvaggia no. Quali arti ti appassionano oltre alla letteratura? Ultimamente mi sono avvicinata tantissimo al cinema e vorrei approfondirlo ancora di più, perché per il momento mi mancano ancora tante opere fondamentali, quindi questo assolutamente, anche se ho delle lacune enormi. L'ultimissima domanda è: come riordini i tuoi libri e come li riordinavi precedentemente? Prima di ordinarli in maniera così precisa, erano messi più o meno in ordine di altezza, abbastanza a caso, con le saghe vicine. Adesso, oltre a questa parte dietro di fantasy che è bella colorata da vedere, e ci sta, sono tutti ordinati in base a genere. Per esempio ho la letteratura classica, greca e latina, poi ho i classici italiani, i classici stranieri, letteratura italiana contemporanea, letteratura straniera contemporanea, poesia, e poi i generi di intrattenimento. Ho finito tutte queste immense domande, è stata una faticaccia questo video, però mi sono anche molto divertita, ci sta qualche video un po' più sbarazzino ogni tanto. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, ci rivedremo in un futuro ask quando avrò voglia di collezionare altre domande e curiosità. Comunque voi siete liberissimi di farmene sui social, io rispondo sempre a tutti, a meno che le cose siano inopportune e fuori luogo. E detto questo, io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!